Ciao a tutti craftoni, io sono MerloCraft e oggi siamo qui in un gioco fottutamente tranquillo per il quale il mio canale era nato, cioè Minecraft. Oddio, non vedevo l'ora di giocare a Minecraft, niente scleri, niente spaventi, niente... Vabbè, inetti questo non è che ci sia così tanto di preoccuparsi, comunque niente risate atroci, solo un fottutissimo e tranquillo... Madonna, telefono, cosa vuoi? Cosa vuoi? Vediamo un attimo. Telefono in diretta? Se mandi questo messaggio a tre gruppi manderò un professore! Yeah! Allora, ho poco tempo, ma voglio registrare comunque questo. Sarà una serie molto particolare, penso che non ci sia su YouTube. In pratica io adesso creerò un mondo che si chiamerà The Mountains. So scrivere. Questa sarà la mia custom map personale, quindi per adesso lo creo in Survival, il mondo poi sculpcerò in Creative. Allora, non genererò le strutture, attiverò i cheats ovviamente, per cambiare la modalità di gioco, e metterò Amplified, sono nella 1.7 e ho la Painful per chi non l'avesse capito. Questo generatore di mondo, se non lo sapete, crea dei mondi veramente amplificati, tipo... Ecco, insomma, dei mondi che sono molto alti, proprio i biomi sono spinti al massimo, sono tantissime montagne. Io voglio creare una custom open world, cioè tanti villaggi, alla quale un giocatore dovrà viaggiare tra un villaggio e l'altro per svolgere varie missioni, cose così. E secondo me verrà una figata assurda. Magari adesso comincio, costruirò due o tre edifici, cioè non adesso perché non ho tempo. Oggi è il 9 novembre 2013 e non ho tempo perché sto pomeriggio alla cresima. E ecco, quello che farò adesso sarà di creare il mondo, poi magari in un prossimo giorno continuerò questa cosa, farò il villaggio, magari domani così comincerò a fare il villaggio. Io entro, vi faccio vedere tutti i progress, vi chiedo consigli e vi rimando un po' al prossimo episodio. E continuiamo così avanti fino a quando la custom non sarà completata al 100%, che questo succederà tra molto tempo, quindi questa sarà una serie longeva. E avremo una custom che avremo costruito insieme. E quello è il bello, secondo me, di questa serie. Quindi adesso creiamo il mondo e ci vediamo più tardi. Ok ragazzi, eccoci qui nel... Allora, oggi è il 12 novembre, quindi è passato un bel po' di tempo. Mi sono messo la stessa maglietta, tanto per fare continuità nel video, ma comunque è passato tempo, vi assicuro. Ecco, siamo qui sottoterra nel The Mountains World, e ecco che vi faccio vedere il progress che ho fatto in questi ultimi giorni. Allora, ho creato il primo villaggio, e sto abbassando la video settings perché sennò mi laggo un po'. Allora, ecco. Questo è più o meno quello che ho creato, ho avuto poco tempo, comunque sono stato 3 giorni e non ho giocato tanto. Intanto ho deciso che si chiamerà The Mountain Lands e non Worlds, come avevo detto nel primo episodio. Ho fatto un po'. Questa è la casetta del pecoraio, per esempio. Ho fatto il villager, quello con MS Edit, proprio che dà come voglio io. Userò l'oro come i soldi, no? Quindi uno si potrà fare le armature e varie cose con l'oro. E i villager ti daranno l'oro in cambio di queste cose. Se sopra le case di qualcuno ci saranno queste Q di clay arancione, vorrà dire che devo passare la video settings di nuovo. A parte quello, vorrà dire che ci sarà una quest, che ci sarà una missione all'interno. Infatti, se noi adesso andiamo di qua, vedete questo coso arancione? È il residuo di questo coso che c'è qui dentro, che è la quest, porta l'anno al pecoraio. Insomma, noi dovremo scendere questa botola. Madonna, che lag. Ah, perché sto caricando Slender e Anfermario su YouTube, per quello. Qui c'è la cantina, dovremmo trovare le shears, comprare queste qui, esatto, e poi il grano e tutto. Risalire. E andare di qui. Poi ho tolto tutte le slab qui intorno perché sennò il villager mi scappava e mi si suicidava. Nutrire le pecore del pecoraio, gestirle nel modo che vogliamo noi, insomma. E prendendo i profitti, insomma, prendendo la lana e riuscendo a uscire. Prendendo la lana, lo so che il ponte fa un po' cagare il cazzo, ma non avevo voglia. Magari staccando questi. Maybe. Ecco, portandogli la lana al tizio qui. Madonna che lag, madonna che lag, madonna che lag. Ok, che sto caricando il video, ma cazzo, dai. Ecco, portandogli da lui. Vieni qui, bastardo. Vieni qui! Sì, ho capito, telefono. Come vedete, dandogli 10 lane, ci darà 2 gold nugget.
Taglio di uno stack di lana, due golden ingot e uno stack di lana bianca e uno stack di lana nera che non so come si fa a fare, ancora devo mettere qualcosa per gli insack, ma ci penseremo, insomma. Si creeranno, cioè si potrà prendere un bel blocco d'oro che sono... Allora, sono 9 pezzi lingotti, che ogni lingotto che è 9, sono 81 soldi, 81 euro sarebbero insomma 81 soldi. Poi qui ho fatto un po' un pozzo in mezzo al villaggio, questo sarà un po' il centro, con la lampada di redstone, che è attivata da una leva, che è nascosta qua sotto. È nascosta qui sotto, vedete? Merda. Adesso dovrei anche ripiazzarla, magari. La slab. Perfetto. Poi ho aggiunto qui dei lampioni, ma vabbè, non era... Come ha fatto questo qua a generarsi? Muori? Vabbè, tanto, questo è un villaggio, ci devono essere persone, insomma, dai. Questo è il municipio che l'ho creato in un momento proprio di follia creativa. Rate if you like. If you like, insomma. Mi sembra carino, qui c'è chiuso dentro Jimmy il sindaco che non ha un cazzo di utilità. E qui ci sarà una quest che sto ancora sviluppando. Piccola nota di servizio, sta arrivando mio papà, non guardategli caso, non cagatelo. Ecco, poi qui ho spianato per costruire un nuovo edificio, ma ho spianato un attimo prima di registrare. Qui ho fatto la casa di stecchino e stecchetta, che sarebbero questi due tizi, dove l'altro? Qui in fondo, insomma, quello che abbiamo visto prima. Che sono appassionati degli stick. Sono appassionati degli stick. Ok, allora sì, ho interrotto 2 secondi, scusatemi. Insomma, amano gli stick. Questi stick saranno prendibili dal personaggio, insomma. Ci saranno tutta una serie di cose che si potranno prendere. Poi magari farò anche già comprarsi una casa, diventa tutto spiegare, che magari non si vanno neanche un cazzo. Sì, insomma, un design di merda. Un design un po' strano, con tutte le scale a mettere come facciata, ma fatte con legno, quello scuro scuro, quello da 1.7 e con legno disposto, vabbè, riparatevi in caso che piove. E qui dietro ci ho aggiunto anche una piccola scoglietta, giusto perché mi sembra un po' spoglia, no? Mi piace veramente tanto. E niente, questo prima... Ah no! Poi ho aggiunto la torre creeper qui sopra, dove uno dovrà salire attraverso queste scale malandate qui. Adesso ve le faccio vedere, queste scale malandate qua. E è la quest che c'è nel municipio. In pratica bisognerà salire su Forte Creeper. Vedete che il coso è un po' staccato. Salire qui, fare un po' di parkour. Arrivare qui, in questa cesta. Aspetta. Trovare la chiave Creeper oltre a questi oggettini. Con la chiave Creeper cosa ci facciamo? Con la chiave Creeper, oltre che buttarsi qui, poi fare un sentierino, insomma. Syndra è qui dietro. Ho la leva, sì, va bene. Che sarà una leva poi alla fine, no? Andremo qui dietro. Attiveremo questo spazio e qui questi si tireranno indietro, no? Qui dentro si entrerà, si troverà questo scheletro tanto simpatico carino che adesso procederò ad ammazzare perché non mi serve al cazzo. Muori, 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 ti avevo detto di morire, quindi muori, muori, dovresti morire, ok. Ora mettiamo ancora la torcia così non si crea nessuno, vale per adesso. E questo qui ci farà salire qui sopra, con qualche dungeon, con qualche prova, insomma. Ci farà arrivare qui sopra. Qui sopra, che per intanto c'è solo un po' spianato, ci sarà un castello. In questo castello dovremo sterminare la banda di zombie. E sterminando la banda di zombie, potremo finalmente tornare in municipio con la testa di uno zombie. E che metterò in una chest perché lo so che la droppano abbastanza rarely. Entreremo qui e potremo prendere le ricompense che adesso sono già, ma dovremmo metterle, insomma. Ecco, questo più o meno è l'inizio della custom map, ecco, del mio villaggio. So che come video è un po' corto, ma vi ho detto che dai, oggi ho già caricato 2 video, che sono Slender e Anfermario, se tutto è andato bene, se li vedete tutto è andato bene, tutto l'ho caricato, se no no. Qui, abbattendo quest'albero, ho intenzione di fare lo shop, insomma, dove si potrà comprare la casa, il cibo e così. E poi magari farò un'altra casa qui e un'altra casa qui dietro. E poi qui ho fatto il ponte. Ah sì, un'altra cosa non ho fatto vedere, ho fatto sto ponte. Che porterà a cambiare d'aria, no? Questa è l'area della Dark Forest. E infatti ho fatto anche... Gli avevo dato anche un nome a sta fottuta città, ma non me lo ricordo. E l'avevo scritto qui dentro, se non sbaglio.
L'ho scritto qui? No, qui. Ah, ho scritto questo libro qui. Ma Darklog, ecco. Questa città si chiama Darklog, che bel nome incoraggiante a giocare una custom. Ecco. Quindi mettiamo anche una freccia. Anzi no, un arco mezzo finito. Ecco. Ecco. E come si dice? Questa è l'area di Darklog, perché quel legno ha le log dark, no? Ha il coso dark. Legno si dice log, per chi non lo sa. Qui da Darklog, porterà a questo ponte di transizione, porterà nella landa della neve, nel regno della neve, nel super figo della neve, qui ci saranno le strade, lì ci sarà un altro villaggio probabilmente, o qui sotto, insomma, vedremo. E sicuramente integrerà anche questa mega mini caverna che ho visto adesso, magari ci metto aggiunto uno spawner. Solo che non so come fare perché è uscita Tomb Raider almeno per la 1.7. Comunque, magari procediamo a illuminare la zona qui. Beh, adesso fa anche lo stesso, tanto illuminiamo qui sulle scale, tanto poi decorazione ne farò alla fine. Ecco, io spero che il video, sebbene corto, vi sia piaciuto e vi sia piaciuta l'idea come serie, una serie fattibile. E niente, io vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale se vi è piaciuto il video, di mettere mi piace se vi è piaciuto il video, di condividerlo, di commentare, di fare tutto. Cazzo era? Guardalo il bambino, che è agitato, sì. Perché notte? Ti metto giorno. Spero che vi sia piaciuta l'idea, anche se magari alcuni di voi non interessa Minecraft, ma a me sì, cioè insomma è stato il motivo principale per cui ho aperto questo canale, è nato con Minecraft. Quindi, ancora grazie per la visione, iscrivetevi, commentate, condividete. E io vi saluto. Un attimo, tu dovresti morire, perché le porte mi servono per adesso. Lasciatemi in pace, stecchino e stecchino. Ecco, con questo simpaticissimo outro, io vi saluto, ciao ragazzi!